L'obiettivo è soprattutto ritrovare la dignità del lavoro. Siamo in un momento sicuramente complicato, con la crisi dei media tradizionali, crisi delle edicole, le sfide che ci vengono dall'intelligenza artificiale. La sfida per noi è cercare di essere protagonisti dei cambiamenti che ci aspettano e non di essere costretti a subirli. Il dialogo che può avere il sindacato anche con le istituzioni per sostenere la categoria. Assolutamente, basta pensare che in Campania gran parte dei quotidiani in edicola sono gestiti da cooperative. Cooperative di colleghi che continuano a appunto, tenere i giornali in edicola a costo però di grandi sacrifici. Sicuramente c'è un'emergenza che in Campania e soprattutto al sud è più evidente e è un'emergenza a cui bisogna dare delle risposte. Sindacato vicino anche ai colleghi oggetto di minacce e intimidazioni. Sì, questa è diciamo, una delle prime missioni del sindacato. Un collega che è solo non è messo in condizione di fare il suo lavoro. È per questo che è necessaria una scorta mediatica per chi si espone, soprattutto in territori difficili.